Ciao ragazzi, oggi vediamo come usare bene il sacco. Ma prima di tutto dobbiamo imparare a mettere i bendaggi. Per chi ovviamente sa mettere già i bendaggi, può andare in avanti nel video precisamente a questo punto qua. Per tutti gli altri, questo è il modo per mettere i bendaggi. Allora, si prende chiaramente il laccetto, c'è poi la linguetta con su scritto This Side Up, quindi questa linguetta deve stare in alto. Lo mettiamo qui sul pollice e poi con la linguetta verso l'alto iniziamo a girare qui sul polso. Quindi facciamo un giro senza stringere troppo, altrimenti vi ferma la circolazione del sangue, ragazzi. Sul polso apriamo le mani, così le dita in questa maniera, e il bendaggio passa in mezzo fra indice e anulare. Torniamo sul polso e andiamo fra anulare e medio. Torniamo sul polso ancora e andiamo qui fra medio e indice. Torniamo ancora sul polso e facciamo il giro intorno al pollice in questa maniera qui. Ovviamente ragazzi, più il bendaggio l'avete arrotolato bene, meglio vi trovate quando mettete poi il bendaggio. Facciamo ancora un giro sul polso e poi andiamo qui subito a fasciare anche le nocche. Quindi vedete, da questa posizione, bendaggio qui sulle nocche, giro intorno alle nocche, l'altezza giusta è questa qui, ok? Quindi non qua giù, ma qui. E poi torniamo a fasciare il palmo della mano, stiamo per finire, palmo della mano, torniamo sul polso e chiudiamo. E il primo è messo, stesso discorso per l'altro. Iniziamo da qualche combinazione base, ragazzi. Io direi di partire con un bel sinistro, semplice semplice, per così dire. Ci mettiamo davanti al sacco, su con le mani e iniziamo a portare il nostro sinistro. Bam! Così. Peso in mezzo. Quindi bisogna sempre colpire e uscire, ragazzi. Non si può colpire e restare lì, perché il sacco deve simulare il nostro avversario. Poi non si può neanche spingere, cioè nessuno lo vieta, però ci prendiamo il vizio di spingere. Quindi il colpo deve arrivare e andare via subito. La cosa buona che potete fare al sacco è appunto lavorare sui colpi, anche singolarmente. Ottima, sinistro, semi spostamento indietro, sinistro destro.
Poi possiamo lavorare sul doppiare dei colpi semplici, quindi doppiare il jab, doppiare il destro. Questo perché doppiando questi colpi semplici possiamo apprendere anche delle dinamiche che sono molto importanti. Per esempio, per doppiare il colpo non possiamo farlo solamente col braccio, ma dobbiamo andare a rifare tutta la catena cinetica, altrimenti sarà inefficace. Per portare il sinistro, il doppio sinistro, non dobbiamo fare bam bam, ma è bam bam. 1, 2. Doppiando il destro e mettendo poi il sinistro. Allora potete impostare il timer, mettete 3 riprese da 3 minuti e in quel momento però dovete essere bravi a variare, a fare tutte le azioni che abbiamo visto insieme. Quindi non fare solamente un'azione sempre la stessa, ma anzi cerca di essere il più vario possibile, ma sempre attenendoti a quello che abbiamo fatto.
era solo l'inizio, ne faremo molti altri, quindi iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici. Al prossimo tutorial!